Bentornati a Santa Casa News. L'8 maggio, festa della mamma, è stato consegnato il riconoscimento Mimosa d'Oro alla professoressa Mariella Enoch, presidente dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, nell'ambito dell'iniziativa organizzata dal Centro Italiano Femminile della sezione di Ancona. Un incontro fatto non solo di riconoscimenti, ma anche un tempo per riflettere insieme grazie alle testimonianze ascoltate. Ed è stata anche l'occasione per siglare un'importante convenzione tra il Dipartimento Sanitario della Santa Casa con l'ospedale Bambino Gesù in favore dei malati affetti da malattie rare. Ma ascoltiamo dalla voce dei protagonisti come si è svolto questo importante incontro. Domenica 8 maggio 2022 si è rinnovato a Loreto l'appuntamento con la consegna del premio Mimosa d'Oro, evento connesso alla Giornata Internazionale della Donna, posticipato da marzo a maggio a causa delle restrizioni sanitarie e organizzato dalla CIF, Centro Italiano Femminile della sezione provinciale di Ancona, in collaborazione con il Comune di Loreto e la Prelatura Lauretana. L'impegno annuale, che appunto si ripete, è un impegno importante. È vero che è una giornata di festa, però voglio sottolineare che è una giornata anche di riflessione giusta, affinché noi donne del Centro Italiano Femminile di sezione di Loreto, ma anche allargato al provinciale, possiamo cambiare, migliorare. Però, come dicevo nell'introduzione, bisogna avere quella forza, quella tenacia, unita anche a tanta appunto perseveranza, per poter far sì che possiamo quotidianamente raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi all'insegna degli alti valori. Il premio Mimosa d'Oro è un riconoscimento assegnato ad una donna che si è particolarmente distinta nel sociale e nella professione. Quest'anno il riconoscimento è stato consegnato alla professoressa Mariella Enoch, presidente dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. È stata scelta la dottoressa Enoch perché è testimonianza di una donna cristiana nell'ambito sociale, professionale e io direi, sottolineerei anche familiare, anche se lei nell'intervento ha detto io non ho famiglia. Non è vero, lei ha una grande famiglia quotidiana perché tutti i giorni si confronta con i più fragili, più bisognosi ed ha quella forza per poter continuare. Un riconoscimento, la Mimosa d'Oro, che la professoressa Mariella Enoch ha accolto con commozione, offrendolo alle tante mamme che incontra ogni giorno all'ospedale Bambino Gesù e che assistono i figli nella malattia. Ma guardi, questo dono in realtà oggi casualmente è anche la festa della mamma e per me, ecco, io lo vorrei dare veramente a una a tutte quelle mamme che in questo momento sono in ospedale e che stanno vicino ai loro bambini. Quelle sono le vere mamme coraggio. Io sono solo un simbolo, ma non è la mia persona. Ecco, è il simbolo di questo ospedale, è il simbolo di queste mamme, è il simbolo di questi genitori che con tanto coraggio, con tanto amore, continuano a seguire i loro figli. E anche qua voi ne avete, li conoscete, lo sapete. E questo atto di amore, ecco, a loro darei un ramo di questa mimosa. In questo momento di incontro, la famiglia Carotti di Loreto ha portato la propria testimonianza di famiglia per voce della figlia minore, raccontando come la fede e l'unità familiare può aiutare a superare le difficoltà legate alla malattia e alla disabilità. Abbiamo incontrato Natalino e Ornella, genitori di Alessandra, prima dell'incontro. La nostra famiglia è stata scelta e un riconoscimento, diciamo, che è stato fatto a noi per il fatto che accudiamo questa figlia fin dal primo giorno che gli è successo questo incidente. Questo incidente è successo nel 2015, metà gennaio, e
dopo tutte le varie vicissitudini siamo finalmente riusciti a riportarla a casa dopo 3 anni, nel 2018, a febbraio, e la accudiamo a tutt'oggi noi, la mamma, il supporto della sorella. E diciamo che è stata una vita da parte di lei sofferta, tanto. Noi eravamo per qualche mese, anche un paio di anni sotto un treno, come si dice, non si vedeva la luce in fondo al tunnel, ma poi piano piano questa luce cominciava a venire e allora lì ci si è prospettata una fiducia. Io personalmente devo ringraziare la mamma, perché è lei il perno sulla quale ruota tutto. Da quando è successo l'incidente a lei, io volevo morire, perché non volevo pensare che lei era una figlia che io dicevo sempre che lei volava. Invece all'improvviso si è ritrovata in un letto che non poteva fare più niente. Però piano piano pregando, un po' con lo scoraggiamento, tante cose insieme sono riuscita a superare e tirare il carretto, diciamo. La cosa più bella è stata quando lei per la prima volta giù al Santo Stefano mi ha richiamato mamma dopo 3 anni. E io quello che dico a tutte le mamme è che noi mammi ci abbiamo una forza dentro che non so chi è che ce la dà. È una cosa, secondo me, che ti viene proprio data quando uno nasce. Se sei mamma puoi capire, e io auguro a tutte le mamme di superare tutto quello che capita dalla vita con amore e andare avanti. Io devo solo ringraziare questo riconoscimento, mi sento anche un po' in imbarazzo, perché io ho fatto solo quello che fa una mamma. Nell'occasione del premio Mimosa d'Oro è stata anche siglata la convenzione tra l'ospedale Bambino Gesù di Roma e il Dipartimento Sanitario della Delegazione Pontificia in favore delle famiglie che hanno bambini colpiti da malattie rare. Gli obiettivi della convenzione sono fondamentalmente due: quello di organizzare un sistema di raccolta di informazioni sulle malattie, sulle patologie genetiche o a larga componente genetica, che per la loro bassa frequenza vengono appunto definite malattie rare, e quello di promuovere, di coordinare e raccogliere dati clinici e molecolari, ma anche attivare ricerche applicative in un settore particolare che è quello delle malattie rare senza diagnosi. Un problema estremo che il Bambin Gesù ha affrontato fin dal 2016, aprendo il primo ambulatorio italiano dedicato ai bambini con malattie rare orfane di diagnosi, che agisce anche per via telematica. Io dico sempre che il Bambino Gesù non ha soldi da dare, ma ha tanto sapere, perché la ricerca scientifica sulla quale si investono moltissime risorse non può essere patrimonio solo del Bambino Gesù. E quindi noi in questo modo cerchiamo di diffondere quello che noi sappiamo, tutto il valore della nostra ricerca, in modo che in tanti altri luoghi si possa crescere insieme nel trovare tutte le innovazioni che oggi la medicina sta dando. E quindi è il dono più grande che un centro di ricerca può fare agli altri. A conclusione dell'incontro, un sincero ringraziamento è giunto a tutti coloro che, a diverso titolo, offrono il loro tempo a servizio volontario del santuario. Monsignor Fabio Del Cin, arcivescovo e delegato pontificio di Loreto, ha concluso l'incontro rinnovando l'arrivederci al prossimo anno. Mi pare che si potrebbe raccogliere proprio da
da questo momento che abbiamo condiviso un comune denominatore, che in questo momento di ripartenza è importante fare casa. Fare casa è il messaggio della Santa Casa. Tutti siamo chiamati a fare casa dando il nostro contributo, perché quando c'è questa mentalità, questa cultura della casa, allora ci si prende cura gli uni degli altri, ci si aiuta, ciascuno col proprio ruolo, ciascuno mette il suo tempo, le sue conoscenze, le sue energie, i propri talenti. Il 13 maggio Papa Francesco ha incontrato in udienza privata l'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Insieme alla delegazione pontificia rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor Fabio Dalcin, delegato pontificio per la Santa Casa di Loreto. Un'udienza dedicata a tutto il settore del trasporto aereo. Presenti circa 3.000 persone in rappresentanza delle compagnie aeree, dei gestori aeroportuali, dell'industria, dell'aeronautica militare, oltre agli organismi internazionali del settore aeroportuale. Ma ascoltiamo insieme quali sono state le parole del Santo Padre. Cari dirigenti e operatori di l'ENAC, buongiorno e benvenuti. Sono lieto di incontrarvi e di rivolgere il mio benvenuto a ciascuno di voi, ai vostri familiari e ai rappresentanti dei vostri partners internazionali. Ringrazio il Presidente per le parole che hanno evocato le finalità dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Voi fate parte del multiforme settore del trasporto aereo che merita di essere incoraggiato e sostenuto, poiché è tra quelli più colpiti dalla pandemia. L'aviazione civile ha contribuito allo sviluppo del mondo contemporaneo, avvicinando popoli lontani tra di loro e facendoli conoscere. Voi mettete al servizio della società professionalità e strutture per garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri, sia durante le operazioni aeronautiche, sia a terra in ambito aeroportuale. Tale attività, oltre ad essere strumento efficace di regolazione e di controllo dei voli, ha assunto le caratteristiche di un prezioso bene sociale. Col vostro lavoro, infatti, offrite un servizio indispensabile alla nazione e ai cittadini, contribuendo notevolmente a sviluppare la vocazione europea e mondiale. Migliaia di passeggeri possono raggiungere altre città e paesi per lavoro, per turismo, per esigenze familiari e così accostare varie culture e tradizioni. In questo modo si favoriscono conoscenze, collaborazioni e scambi reciprochi in ambito culturale, economico e religioso. Quanto importante è il vostro lavoro per lo sviluppo di queste relazioni umane e sociali a livello internazionale. Di fronte alla ricorrente tentazione di tornare a dirigere barriere nazionali, risalta ancora di più che la vostra opera è al servizio dell'incontro e della fratellanza. In stridente contrasto con questa prospettiva sono i casi in cui l'aviazione viene usata come strumento di offesa, di distruzione, di morte. Lo stiamo vedendo purtroppo anche in questa terribile guerra in Ucraina, segnata quotidianamente da bombardamenti aerei. Di fronte a questo desolante scenario, preme più forte al nostro cuore la speranza che i cieli siano sempre e soltanto cieli di pace, che si possa volare in pace per stringere e consolidare rapporti di amicizia e di pace. L'aviazione è amicizia, è incontro. Una vostra preoccupazione è anche quella di attuare adeguati programmi al fine di prevenire gravi incidenti sui mezzi di rapporto. A questo proposito auspico che la giornata nazionale per non dimenticare, ideata per ricordare le vittime del tragico incidente di Linate, sia occasione per sensibilizzare le realtà interessate all'aviazione civile sulla centralità del passeggero e il valore di ogni singola persona. Vi incoraggio a portare avanti questo appuntamento annuale
e mi congratulo con voi perché sapete viverlo nella dimensione religiosa e umana che per voi trova il suo punto di riferimento nella Santa Casa di Loreto, nella vostra patrona, di cui siete particolarmente devoti. La Madonna che il popolo cristiano venera con speciale affetto in questo mese di maggio ci insegna a camminare nella vita con i piedi per terra, condividendo le gioie e le sofferenze di chi ci sta accanto e al tempo stesso a tenere sempre lo sguardo alzato all'orizzonte del cielo, col cuore aperto a Dio e alla sua grazia che salva. Cari amici, rinnovo a voi e ai vostri colleghi il mio apprezzamento per l'attività che svolgete, ben consapevole di quanto sia delicata e faticosa, soprattutto davanti ai momenti imprenditoriali delle diverse ditte aeree, quando devono ridurre il personale o fare società con altre ditte. Per favore, custodire le persone che di un giorno all'altro non siano lasciate fuori senza lavoro. Il lavoro è una ricchezza. E per questo vi esorto a lavorare tra di voi con spirito di solidarietà, sincerità e amicizia, per favorire reciproche relazioni che vi aiutino ad affrontare con fiducia anche i momenti difficili. Affido a voi e alle vostre famiglie la materna intercessione della Madonna di Loreto e vi benedico di cuore. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Concludiamo la nostra puntata ricordandovi sempre tutte le possibilità che avete dalle vostre case di unirvi in preghiera con il Santuario della Santa Casa. Dal lunedì al sabato l'appuntamento è alle ore 7:30 con la Santa Messa in diretta dalla Santa Casa su Telepace, sulle vostre TV diocesane e sui nostri canali di streaming. Vi ricordiamo anche che fino al mese di giugno la Santa Messa potrete seguirla anche sui canali, su canale 21 che trasmette per la regione della Campania. Sempre da lunedì al sabato l'appuntamento è con la preghiera del Santo Rosario in questo mese di maggio dedicato a Maria alle ore 21 in diretta sui nostri canali di streaming e vi ricordiamo sempre la trasmissione in diretta della Santa Messa domenicale alle ore 10 su Telepace, sui nostri canali di streaming e sulle vostre TV diocesane e vi invitiamo tutti a partecipare se siete vicino a Loreto o comunque a unirvi in preghiera dalle vostre case per la recita del Santo Rosario del sabato sera alle ore 21, un Santo Rosario pregato insieme anche con la fiaccolata qui in piazza. Molti sono i motivi per venire al Santuario della Santa Casa di Loreto e come venire al santuario? In tanti modi, adesso ve ne elenchiamo alcuni. Il primo, potete venire in famiglia seguendo tutti gli appuntamenti e tutte le opportunità che sono offerte dalla pastorale familiare e il primo appuntamento è il ritiro di Pentecoste dal 20 al 22 maggio e tutti gli incontri che poi saranno via via previsti per l'estate e per i mesi successivi di settembre e ottobre. Tutte le informazioni le trovate sul sito dedicato www.loretofamily.it. Ma c'è un'altra opportunità per venire al Santuario di Loreto. Potete venire insieme ai vostri gruppi scout a fare un'esperienza di servizio, un'esperienza di strada, un'esperienza di comunità. E per conoscere come fare per venire a Loreto come scout, vi invitiamo a consultare il sito www.fularbianchi.it/loreto. Ma Loreto è anche un momento in cui si può vivere l'arte, si può vivere la storia, si può vivere la bellezza. E per questo vi invitiamo a immergervi nella bellezza del Museo Pontificio Santa Casa. Tutte le informazioni le trovate sul sito dedicato www.museopontificioloreto.it. Continuate a rimanere collegati con il Santuario della Santa Casa attraverso tutte le nostre possibilità social, ma soprattutto richiedendo nelle vostre case il messaggio della Santa Casa, la rivista ufficiale del Santuario. Tutte le informazioni le trovate sul sito ufficiale del Santuario www.santuario.it.
santuarioloreto.va. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Santa Casa News, sempre dalla Casa del Sì di Maria. Arrivederci.